Protesto è un'amministrazione comunale che ha vinto a mani basse alle ultime elezioni con 1300 voti su poco più di 900 dell'altra e governa un paese più o meno nel silenzio, cioè non se ne sa nulla, forse forte di questo. E siccome molti comuni in Italia sono stati attivati o dalle amministrazioni o su richiesta dei cittadini e sono intervenuti sulla la legge gli dà due maniere per intervenire sull'IMU, o abbassando l'aliquota, che la legge fissa lo 0,4 come massimo, però il comune lo può mettere allo 0,3, 0,35, 0,2, oppure aumentando addirittura la detrazione, che 200 euro per famiglia più i 50 euro per ciascun figlio, massimo due figli, la possono portare a 300, a 400. Cioè, molti comuni hanno scelto alcune di queste strade, un paio le hanno scelte tutte e due insieme. Per esempio, qui a Monastir sarebbe bastato, basterebbe che il comune aumentasse di 100 euro la detrazione per portare circa l'85-90% delle famiglie a non pagare niente l'IMU. Perché l'IMU? Perché è la goccia che fa traboccare il vaso, pagano sempre quelli che pagano già tu, nel senso che pensionati, la crisi che si ha ora, qui in paese la situazione è tragica, ma come un po' in tutti i paesi, e Cagliari e Sassari compreso, per cui sono quei 100-150 euro che magari servono più per fare la spesa, diciamo la verità. E allora, visto che il comune può, probabilmente più che fare la spending review il governo, dovrebbero cominciare a farla i sindaci e vedere, nonostante i tagli, se l'amministrazione comunale può operare una riqualificazione della spesa. Ad esempio, noi in paese abbiamo un autovelox che incassa centinaia di migliaia di euro. Se pensi che l'ICI nel 2007 incassarono meno di 100.000 euro, cioè il gettito su, non ricordo quante furono le case, più o meno 1.800 prime case, diciamo così, incassarono 99.000 euro, capito? Per cui si può fare volendolo, no? Qui non c'è un baratro debitorio, però per esempio noi abbiamo 8 vigili. 4.500 abitanti con 8 vigili. Sorrenti ne ha 4 e ha il triplo, il doppio degli abitanti e più. Noi abbiamo 2 o 3 messi, altri paesi hanno un messo che fa mezza giornata al messo, mezza giornata un altro lavoro. Cioè il problema non è il numero finale del bilancio, è come si spendono le risorse che hanno. Allora, questo gruppo di persone, noi abbiamo raccolto in 3 settimane più di 700 firme, 737. Io stamattina ho portato le ultime 227, 510 ieri e 227 oggi. Magari c'è ancora qualche foglio in giro. Il bello è che non c'è nessun partito organizzato, è nata da un mio invito ad alcuni amici in paese che ho, di invitare i loro amici. C'è un sito a livello nazionale, si chiama Guerra all'IMU. Ci sono gruppi a Olbia, a Palermo, insomma ce ne sono una quindicina. Hanno scritto sul gruppo sindaci dei paesi che hanno già fatto questa cosa, in modo che noi abbiamo invitato con la petizione sulla pagina di cui ti ho mandato gli estremi, c'è cioè il testo della petizione, noi facciamo delle considerazioni come cittadini e invitiamo il sindaco a prendere una decisione partendo anche da altri presupposti. Ad esempio che io dovrò pagare 90 euro, ma io ho intenzione di fare ricorso e farò ricorso al comune. Come me lo faranno decine di persone. Il comune dovrà pagare spese legali. In termini di incostituzionalità ci sono molte minacce di incostituzionalità su questa legge. Prima perché una tassa comunale, questa non è comunale, di nome comunale poi il 60% va allo Stato. E io cittadino che pago una tassa comunale ho il diritto di chiedere al mio sindaco come ha speso i soldi. E lui come fa a dirmelo? Primo. Seconda cosa, a parte l'incostituzionalità per le ragioni, statuto speciale, c'è l'articolo 119 della Costituzione, i primi due commi, che sono un altro, anche perché
la tassazione in Italia è basata sul reddito. Tu immagina dei pensionati che hanno una casa grande perché avevano tanti figli, ora i figli sono sparsi per il mondo, quelli pagheranno un botto. È stato eliminato il discorso del pensionato che sta in una casa e deve pagare come seconda casa perché è in casa di cura. Però un pensionato, magari uno solo, vedovo, che ha una casa grande, pagherà molto perché non è agganciato al reddito, mentre invece quello che ha magari la casa catastata come, non so come, campando per gli attrezzi, ce ne sono di persone che abbiano nelle varie campagne, non sono ancora censite, quelli magari non pagheranno nulla e il loro reddito è molto più alto. Quindi in Costituzione c'è scritto che ciascuno deve contribuire nella misura del reddito che ha, e questo invece non è vero. Allora, se vogliamo fare una patrimoniale mascherata, perché questa è una patrimoniale mascherata per i poveri, che pagano oltre la metà del gettito complessivo, facciamo prima la revisione catastale. Le case che si vengono vendute a miliardi di euro nel centro di Roma, nel centro delle grandi città, nel centro di Cagliari, lo stesso a 800-900 mila euro, aumentiamo il valore catastale di quelle case prima. Riformuliamo, dopodiché vediamo se alle persone che hanno fino a 10.000 euro di reddito è il caso di farli pagare alcunché. Come al solito, l'ansia di fare cassa a Monti, che sarà bravo, ma bravo a far di conto e a scegliere la via più breve, perché se avesse tassato, come hanno già fatto Inghilterra, Francia e Germania, i nostri capitali spostati per lo più illegalmente in Svizzera, avrebbe incassato 45, dai 45 agli 80 miliardi, è una stima loro, non mia, e incasserebbe 15 miliardi l'anno. E allora? Se servono questi 4 miliardi e mezzo dell'IMU, perché poi il resto dell'IMU viene da seconde case, e anche qui c'è qualche problema. Mia suocera ha due vecchie case, una quasi sta crollando, si paga la metà, è inagibile, non c'ha allacci, ma nella maggior parte dei paesi in Sardegna, ricorda di Montresta, chi le vuole quelle case? Non c'è né mercato d'affitto né di vendita. Che patrimonio è? Certo, diventa un peso ancora di più, è proprio una tassa stupida e iniqua. Certo, questo riguarda l'IMU, ora qua sta per scoppiare un altro casino che è l'annullamento dello scuolabus, con buona pace per 10 famiglie che abitano fuori, i cui bambini vanno alla scuola materna, alla scuola qui è diritto neanche allo studio, all'istruzione, quella primaria, che è obbligatoria per legge. Okay? Allora, se tu mi togli l'autobus, io posso non avere macchina, oppure se io ho macchina e sono un turnista e non sono a casa, che fa? Mio figlio non va a scuola. Con la scusa non ci sono soldi. Il problema è che i soldi ci sono, soltanto che vengono spesi magari per altro. Allora, il discorso. Posso capire se il comune è in dissesto finanziario, ma se il comune non è in dissesto finanziario, ha il dovere, a norma anche di codice civile, di amministrare le cifre pubbliche come un buon padre di famiglia farebbe con le proprie cifre. Non mi sta bene che magari, che ne so, faccio per dire una scemenza qualsiasi, invece di comprare carta riciclata per gli uffici, poi c'è un obbligo di legge, compro la carta che costa il doppio e poi dico che non ci sono soldi e mi spendo 5.000 euro in carta che potevo evitare, o altre cose del genere. Cioè, praticamente è proprio un discorso di qualificare la spesa. E il sindaco e la sua maggioranza, che hanno preso la scorciatoia nel silenzio generale, tanto questi stanno sempre zitti, questa volta invece stiamo rischiando il fondo del barile, c'è molta gente per cui quei 100, 120 euro, 150 euro li servono. E allora noi siamo partiti con la raccolta di firme. Praticamente noi abbiamo chiesto l'incontro urgente col sindaco, io l'ho incontrato già per strada e lui mi ha detto appunto, ma siamo stati costretti perché i soldi non ci sono. Poi vado a vedere, nella pianta organica abbiamo 8 vigili. Cioè, faccio per dire, insomma, magari mandiamo qualcuno in pensione prima e quella risorsa buttiamo da un'altra parte, oppure affidiamo la cura del verde pubblico, qua ce n'è poco, ma possiamo risparmiare qualche decina di migliaia di euro, c'è uno sportello bancario, c'è un'associazione commercianti, che ne so, insomma. C'è un modo per abbassare le spese, per esempio in molti comuni chi accompagna i bambini è un assistente che è un ragazzo che sta facendo il servizio civile, una ragazza, magari una giovane mamma.
Perché non usare quello invece che dire, ma io non ho soldi per prendere un assistente da mettere sullo scuolabus. Se tu sei abituato a mangiare ogni giorno in un ristorante e poi ti finiscono i soldi, beh, cominci a cucinare, impari a cucinare, poi impari anche a comprare bene, insomma, impari a fare le ricette che costano meno e che ti assicurano gli stessi nutrienti. Non mangi aragosta, non mangi sardi ogni giorno, magari mangi acciughe, mangi, che ne so, merluzzi. Questo oggi i cittadini devono pretenderlo dai loro amministratori e noi stiamo cominciando a pretenderlo. La cosa importante, io ti potrei dire, questa è nata così su Facebook, poi di fatti conto, sai, con aggiungi al gruppo. È vero che ci sono 1.000 persone nominative, ma è anche vero che ci sono state 6 o 7 persone che hanno raccolto materialmente le firme in una, di fatto era una dozzina di punti di raccolta nei negozi, ma molte hanno lavorato col telefono, col messaggio, e le persone che hanno aggiunto altri nomi sono una trentina, che per 4.500 persone, e sono casalinghe, sono disoccupate. Una fa il pane, un'altra fa in un bar, un'altra un market, un'altra c'è un negozio di fiori, un'altra in edicola, capito? Quindi il bello è questo, e forse la pazienza è anche colma, insomma, no, non se ne può più. Molti paesi qui intorno, Casa Sperata, Serrente, insomma, ci sono amministrazioni che funzionano a dovere. Noi, ahimè, siamo tra quelle dove c'è un grosso fossato tra la gente e gli amministratori. A me fa piacere che molti cittadini abbiano cominciato di volerne sapere di più, mi sembra fondamentale.